Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G ed oggi vi porto la mia recensione del PureBase 500DX, nel quale ho assemblato due PC. Non è che ho assemblato due PC nello stesso case, bensì ho assemblato sia nel case in versione nera, sia nel case in versione bianca, ed oggi vi porto effettivamente le mie conclusioni. Stiamo parlando di un case di fascia medio-alta di Be Quiet, il cui prezzo in effetti è commisurato a ciò che potete fare al suo interno. Al momento della registrazione del video, il case bianco costa 101,70 € su Amazon e il case nero 107,54. E credemi, per un prodotto di questo tipo è un prezzo che è decisamente buono, poiché la qualità c'è. Stiamo parlando in effetti di un case che, ok, i case non sono parti mobili della vostra build, ma è un case che è resistente, ergonomico, potremmo dire, perché è molto comodo montarci all'interno ed è effettivamente un prodotto che potrebbe durarvi davvero davvero degli anni se incontra le vostre necessità. Le dimensioni non sono esagerate, stiamo parlando di un'altezza di circa 45 centimetri e circa 46 centimetri se contiamo anche i piedini d'appoggio, una larghezza di 23 centimetri e una lunghezza di 45 centimetri. Quindi è un case che ha le dimensioni ridotte, ma è decisamente ottimizzato per poter ospitare hardware di grosse dimensioni. Come potete vedere da questo spezzone, io ho provato a inserire il corpo dissipante della mia RTX 3080 di Gigabyte, la Vision OC, che è una delle più lunghe, in effetti, una delle 3080 più lunghe che trovate sul mercato, e praticamente c'era spazio anche per montare un radiatore nella parte frontale. Quindi, in effetti, lo spazio è ottimizzato davvero bene. Andando a parlare di radiatori, nella parte frontale è possibile montare radiatori fino a 360 mm, mentre nella parte superiore radiatori fino a 240 mm. Ciò significa che potete montare ventole da 120 o da 140 e in effetti questo case credo che dia il suo massimo potenziale quando si montano dei dissipatori ad aria al suo interno. Vi dico questo perché il PureBase 500DX può ospitare dei dissipatori ad aria, quindi a torre, doppia torre, come li volete voi, con un'altezza massima di 19 cm. E credetemi, 19 cm è tanto. That's what she said. Andando a parlare del pannello frontale, abbiamo una USB 3.2 Gen 2 Type-C, una USB 3.2 Type-A, una USB 2.0, ovviamente poi gli input-output di HD audio. E c'è anche l'opzione per poter ricaricare in maniera veloce i vostri dispositivi, tipo, che ne so, uno smartphone o boh, qualsiasi altra cosa voi vogliate. Inoltre, la cosa che mi piace di questo case è che ha fondamentalmente due zone di illuminazione. Abbiamo nella parte frontale due strisce di LED belle grosse, che danno davvero un look molto aggressivo al PC, e all'interno c'è una striscia di LED nascosta nella parte frontale. Questi LED sono poi controllati da un tastino che c'è nella parte frontale del case, e ci sono davvero una marea di fantasie tra cui potete scegliere. Andando a parlare della mia esperienza di montaggio all'interno di questo case, vi dico subito che la build che ho assemblato per un ragazzo che segue il canale era improntata soprattutto per il gaming. Abbiamo infatti un Ryzen 7 5800X 3D, una scheda madre B550 Tomahawk di MSI, 32 GB di RAM, 3600 megatransfer al secondo, CL16, la sua 2080 Super, alimentatore da 750 watt e il dissipatore ad aria low budget che io ormai consiglio a tutti, e cioè il Thermalright Peerless Assassin. Il suo era la versione SE in versione nera. Andando a vedere i colori della scheda madre, i colori della scheda video, i colori del case, si è venuta a creare questa build nera, argentata e
per l'ace o verdastro, non so come definire il colore della scheda video, che all'occhio, devo essere sincero, mi piace davvero davvero tanto. Andando a togliere il pannello in vetro temprato tenuto in posizione da 4 viti, notiamo come in effetti le dimensioni esterne del case traggano un pochettino in inganno, perché all'interno c'è davvero davvero tantissimo spazio. E possiamo notare che ci sono preinstallate 3 ventole di Be Quiet, le Silent Wings 2. Le Silent Wings 2 sono delle ventole che sono buone per far girare il flusso d'aria all'interno del case, ovviamente. Non sono ventole che io consiglio di montare su radiatori, per quello ci sono le, un attimo che ve le faccio vedere, per quello ci sono le Silent Wings 4 o le Silent Wings Pro 4, ventole che arrivano fino a 3000 RPM e che sono decisamente migliori per questo scopo. Ad ogni modo, per la nostra build, che montava un dissipatore ad aria sul processore, queste ventole sono più che buone. E sono soprattutto silenziose, perché questa è la cosa figa, c'erano 3 ventole da 140 mm, ma non si sentivano. Io con Be Quiet ho sempre paura di non aver acceso qualche componente, perché sono estremamente silenziose e molte volte mi parte l'infarto. Cosa c'è da sapere riguardo a questo case per quanto riguarda il montaggio? Perché questo fondamentalmente è un deal breaker, come si dice in inglese. Se io ho un case bellissimo, ma poi è difficile montarci dentro, le filettature delle viti rompono le scatole, bisogna fare forza per far entrare le viti, diciamo che l'esperienza ne risente tanto. In questo caso, come Be Quiet ci ha effettivamente abituato con molti dei suoi prodotti, da un po' di tempo a questa parte io ho montato il mio PC personale nel Silent Base 802 e c'è praticamente la stessa qualità costruttiva. Ampio spazio per montare la scheda madre, che ha un IO Shield integrato, quindi da quel punto di vista nessun problema. Gli standoff avevano le filettature precisissime, specialmente se utilizzate le viti che escono col case, perché nella parte posteriore c'è lo scatolino degli accessori, che comprende comunque delle viti, delle fascette, nulla di troppo eclatante. Ma stiamo parlando comunque di un case che costa circa 100-110 euro. Non potete aspettarvi una dotazione premium. Per quello che costa è più che abbastanza. Per quello che costa però sono rimasto sorpreso di una cosa, e cioè la possibilità di montare una marea di SSD da 2.5 pollici nella parte posteriore, perché ci sono bay di montaggio sparse un pochettino su tutto il retro del case, e soprattutto nel retro, nella parte inferiore, c'è un cage nel quale è possibile inserire 2 hard disk da 3.5 pollici. Cioè Be Quiet ha detto: io adesso vi faccio un case che è piccolo, però potete riempirlo di roba fino a farlo scoppiare. E oltretutto, se togliete sto cage, potete infilarci in altre 3 o 4 SSD, ovviamente non fissati da nessuna parte, però sono SSD, a meno che voi non prendiate il PC e facciate questo dalla mattina alla sera, non si muoveranno mai nella vostra build, ecco. Ad ogni modo, una cosa che io reputo estremamente importante dopo aver provato il Silent Base 802 è il fatto che i fili dall'alimentatore debbano passare da dietro fino nella parte frontale della scheda madre senza che ci siano spigoli, angoli taglienti, i lati in lamiera tagliente, perché è vero, soccavi, non succede nulla. Però se voi andate, se vi tagliate un dito praticamente mentre passate i cavi, beh, diciamo che l'esperienza di utilizzo ne risente tantissimo. Beh, in questo caso non è successo, ovviamente. Stiamo parlando comunque di un'azienda che ci ha, come ho detto prima, abituato a tanta qualità anche su prodotti che non sono proprio al top, diciamo. Quindi da questo punto di vista davvero nessuna lamentela. Il montaggio all'interno del PureBase 500DX è andato praticamente liscio come l'olio, e per quanto riguarda le temperature, dato che le Silent Wings 2 riescono a muovere comunque un buon volume d'aria, non c'erano problemi di surriscaldamento sulla scheda video, che provandola arrivava massimo a 65 gradi, era comunque una triventola, quindi aveva comunque un buon sistema di dissipazione, sebbene
ci fosse della polvere. La cosa che mi ha effettivamente fatto preoccupare un pochettino era che il processore, il 5800X3D messo su Cinebench 2024, arrivasse a 90 gradi e andasse in thermal throttling. Ma poi mi sono ricordato che non è colpa del case o del flusso d'aria che c'è all'interno del case, è colpa proprio del processore, perché il 5800X, essendo un processore a singolo CCD attivo, non riesce a dissipare bene il calore come un Ryzen 9. Figuratevi che all'inizio mi è venuto praticamente il panico, perché il case nella parte frontale è tutto bucherellato, c'è una mesh metallica che permette un'entrata di aria abbastanza importante. Nella parte superiore c'è comunque il modo per l'aria calda di uscire, nella parte posteriore c'è comunque una ventola in estrazione, quindi il flusso d'aria era decisamente perfetto. Poi mi sono ricordato, appunto, come ho detto prima, che il 5800X scalda come l'inferno, e quindi ho detto vabbè, ce lo dobbiamo tenere così. Ovviamente le temperature in gioco erano ottime, sì, aiutate dal dissipatore ad aria che, per il suo costo, che varia tra i 35 e i 50 euro, è davvero un affarone, ma il tutto era aiutato appunto dall'ottimo airflow che si riesce a creare all'interno del PureBase 500DX. Ora vi faccio vedere anche una clip che purtroppo ho registrato col telefono, quindi la qualità video non sarà così alta, della versione bianca del case. Sinceramente parlando, tra la versione bianca e la versione nera, io preferisco la versione nera, perché la versione bianca mi ricorda troppo la maggior parte dei case che possiedo. Io ho una passione smodata per i case bianchi che ultimamente sta scemando. La versione bianca la vedo più delicata rispetto alla versione nera. La versione nera è molto più aggressiva e in effetti potete giocare un bel po' con i LED all'interno e con i colori della vostra build. Una cosa non mi è piaciuta, e cioè che la parte dove c'è la targhetta Be Quiet fosse stretta. Allora, quella zona è dove passa il cavo 24 pin. Ora, se si prende un alimentatore di grosse dimensioni, il cavo 24 pin sarà per forza di cose molto più massiccio di un alimentatore magari con wattaggio più basso. Quindi ho dovuto in effetti svitare quella parte, estrarla. Il PC è estremamente modulare, voi potete prendere e togliere tutto ciò che volete, trovate viti dappertutto, ma questa cosa mi ha dato un pochettino di grattacapo, perché mi aspettavo ci fosse magari, che ne so, quel mezzo centimetro in più per far passare anche qualche cavo più grosso. E questo mi porta a una conclusione abbastanza importante, secondo me, e cioè che il PureBase 500DX, secondo il mio modestissimo parere, è adatto ai PC da gioco, non è adatto ai creator. Nella parte superiore è possibile montare al massimo un radiatore da 240 mm, quindi se avete un PC da creator sappiamo che serva un dissipatore a liquido con radiatore almeno da 360 mm, perché se siete dei creator e avete un 13900K, 14900K, 7900X, 7950X3D, vi serve un radiatore di grosse dimensioni. I dissipatori ad aria, per quanto siano buoni, non riescono a raffreddare in maniera efficiente come un dissipatore a liquido. Voi direte, sì, sicuramente nella parte frontale è possibile montare un radiatore da 360 mm. Benissimo, ma nel caso mio, io praticamente, se volessi montare un radiatore da 360 mm sul processore, non potrei farlo. Perché? Perché ho già la scheda video raffreddata a liquido con un radiatore da 360 mm, non c'è proprio lo spazio fisico per montarlo. E un radiatore da 240 mm è decisamente poco per un processore di fascia alta improntato verso la content creation. Per cui volete farci, che ne so, un PC da gioco, un PC multimediale, un PC da streaming che non necessiti di più di un radiatore da 360 mm, potete farlo tranquillamente. Sto case vi permette di montare il tutto in maniera facile, comoda e soprattutto efficiente. Cioè, quello che dico io, stiamo parlando di Be Quiet, ci sarà un motivo per cui Be Quiet è una delle migliori aziende al mondo per quanto riguarda le periferiche per PC. Oltretutto, io, come ho detto prima,
Quando si accende il PC è praticamente morto, è silenziosissimo, il tutto anche dovuto allo studio ingegneristico di Be Quiet, che ha messo dei pannelli insonorizzanti all'interno del case stesso. Quindi il rumore delle ventole, della scheda video, del case, del dissipatore, beh, è decisamente smorzato di un bel po'. Avete visto le immagini? Vi siete fatti un'idea di come possa apparire il PC totalmente buildato? E soprattutto vi ho dato le mie impressioni. È un case che per il costo che ha è decisamente buono. Qualità costruttiva a parte, che è ottima, è proprio il fatto che il rumore al suo interno venga decisamente smorzato in maniera efficiente, come appunto solo Be Quiet ci ha abituato fino ad ora. Detto ciò, il prodotto è decisamente promosso da parte mia e vi lascio un link affiliato Amazon in descrizione se voleste acquistarlo per la vostra prossima build e voleste supportare il canale senza spendere un centesimo in più. Fatemi sapere la vostra e nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente con qualche video decisamente interessante, poiché sono riuscito a chiudere alcuni accordi e vedremo, beh, sono molto contento di questa cosa, ovviamente vedremo tante cose interessanti per cui spendere dei solducci. Grazie mille per la vostra attenzione, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, mi raccomando, mi piace, iscrizione, campanella e non perdetevi nemmeno un video. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao belli, ciao!